Grande Fratello, nella notata ennesimo episodio di bullismo. Il cattivo esempio fornito dai concorrenti del Grande Fratello è ormai sotto gli occhi di tutti, provvedimenti in vista per i bulli della casa? Cancelletto Aida Nizar sembra essere diventata oggetto di tutti gli atti bullistici maturati all'interno della casa più celebre della televisione italiana, quella del cancelletto Grande Fratello. L'ex concorrente dell'edizione spagnola del Gran Hermano VIP ha subito, nel corso della scorsa notte, l'ennesimo attacco di violenza fisica, verbale e psicologica. Il furto dell'agenda personale. L'ennesimo cattivo esempio per i telespettatori è stato ripreso nella notte dalle telecamere della casa. Nelle ultime ore, Luigi Favoloso, dopo aver passato diversi giorni a insultarla, le avrebbe rubato l'agenda personale in seguito a un precedente summit in giardino con altri concorrenti. Quando Aida ha notato la scomparsa del diario, ha chiesto spiegazioni ai presenti. Senza però ottenere risposte dai suoi compagni di avventura, la donna, estenuata dall'ennesimo attacco gratuito, avrebbe cominciato a supplicare i concorrenti che le hanno però riservato l'ennesima carrellata di espressioni ingiuriose, prendi i tuoi vestiti, mettili nel trolley e vattene via, e ancora, e questo non è niente. L'unico a difenderla? Come in passato Alberto. Finito anche lì nel mirino delle serpi di affine, e poi zittito con infinita aggressività. Il Tarzan di Viterbo ha raggiunto la bella Aida nella sua camera per consolarla e per prometterle che si sarebbe impegnato per restituirle la sua agenda. I precedenti, l'episodio del tiramisù. Tutto ha inizio appena una settimana fa per un banale litigio causato da un tiramisù. Aida non avrebbe infatti consultato gli altri membri della casa prima di portare in camera una fetta di dolce, mandando su tutte le furie baie dame. La drag queen romana, accusata inoltre di avere un alito tutt'altro che piacevole, sarebbe andata su tutte le furie e avrebbe cominciato a insultarla e spintonarla, in presenza di gran parte dei membri dell'edizione. Che poco hanno fatto per placare le acque. L'episodio non è passato inosservato agli occhi del pubblico e della redazione e con elevata probabilità vi saranno severi provvedimenti per il giovane afro-romano già nella prossima puntata di lunedì. Sotto accusa anche altri concorrenti della casa, tra cui Danilo Aquino, Luigi Favoloso, Patrizia e Matteo, anch'essi protagonisti di numerosi episodi di bullismo volti a colpire la sensibilità di Aida Nizar, sempre più disperata dopo l'ennesimo attacco gratuito.